Buongiorno signore e signori, ragazze e ragazzi, torniamo qui alle vedete, alle obbligazioni e andiamo a parlare a questo punto di come riuscire a garantire quel 4% che è il nostro obiettivo, proprio perché con un rendimento dei nostri fondi che si avvicina al 4% riusciamo poi ad applicare l'interesse composto, quindi nel tempo aumentare il nostro capitale. Ma andiamo con ordine. Parliamo anche dei titoli azionari. Bene, quindi possiamo, una delle strade è quella di acquistare titoli azionari di paesi in via, scusate, di sviluppo. Quindi sono paesi che hanno un andamento relativamente buono dal punto di vista del rendimento, però strutturalmente possono essere rischiosi, quindi dal punto di vista della struttura del paese, quindi del fatto che il paese possa reggere a eventuali crisi, naturalmente in quel caso potrebbe verificarsi appunto uno sviluppo negativo del rendimento. Quindi generalmente hanno rendimenti buoni, ma appunto abbastanza rischiosi. Un'altra strada che possiamo percorrere è quella di far aumentare la durata del titolo. Quindi, anche in questo caso, possiamo avere rendimenti superiori al 4%, quindi mantenere il titolo attivo per un certo periodo di tempo, ne abbiamo già parlato. Quindi, la strategia che riguarda il mercato azionario è quella di mantenere nel tempo il titolo per un certo lasso di tempo che è di solito piuttosto ampio, quindi si parla di lungo termine, che vuol dire 10, 20, 30 anni. Altro settore che dà dei buoni rendimenti è il settore bancario italiano, che ha avuto, come penso sia noto, una crisi, ma attualmente è abbastanza stabile e dà anche dei buoni dividendi. Quindi un settore piuttosto tranquillo e con cedole che possono essere anche corpose, quindi sicuramente interessanti. Quindi questo dal punto di vista azionario, ma oggi parliamo proprio di obbligazioni più che altro. E quindi l'obbligazione che cos'è? È un titolo che dal punto di vista del rischio ha un rischio sicuramente più basso. E naturalmente questo dipende sempre dal titolo scelto. Quindi investire in obbligazioni da un certo punto di vista può essere più sicuro, ma ovviamente non c'è nulla di garantito anche in questo caso, anche di garanzie. Qui dice solo i titoli di Stato tedeschi sono insomma, sicuri, sempre tra virgolette, però ragionalmente sicuri, però pagano appunto meno. E quindi il discorso è sempre quello. Anche l'investimento in mattoni, quindi in immobili, potrebbe essere interessante. Sapete che adesso il mercato immobiliare è abbastanza fermo, però appunto in grandi città potrebbe essere interessante e quindi anche qui ci vuole sempre un po' di fortuna. Questo per quanto riguarda gli investimenti a basso e medio rischio. Se invece parliamo di investimenti ad alto rendimento, cioè stiamo cercando degli investimenti che possono, degli investimenti, scusate, che possono anche superare questo 5-6%, ci dobbiamo rivolgere a questi ambiti. Ad esempio l'acquisto diretto di un'azione. Quindi se vediamo che l'azione ha un andamento storico positivo, quindi un trend positivo, e ci collochiamo all'inizio del trend di andamento, no? Quindi andamento nel tempo che cresce, allora possiamo anche qui attenderci dei rendimenti buoni, anche più che buoni. Un'altra strada che adesso è abbastanza praticata è quella dei cosiddetti ETF. Cosa significa ETF? Exchange Traded Funds, chiedo scusa per l'eventuale pronuncia sbagliata, lo pronuncio così, e qual è la traduzione? Quindi fondi, funds, fondi
Di solito gli acronimi si leggono sempre al contrario in inglese, quindi fondi negoziati, quindi si fa appunto una negoziazione, una compravendita, in borsa, quindi in exchange, nel mercato borsistico. Quindi per capirci che cosa si fa, si fanno dei fondi, si raccolgono un certo numero di azioni e queste azioni raccolte in questo fondo vengono poi messe sul mercato, in modo da mitigare i rischi, quindi avere azioni che magari rendono di più, azioni che rendono di meno. In media, ecco, ci si aspetta sempre un rendimento positivo. Un'altra strada, andiamo in conclusione, è quella del crowdfunding, quindi la raccolta di fondi. Quindi ci sono proprio delle piattaforme online, dei siti per capirci, online, e crowdfunding. Funding significa proprio raccolta, quindi crowdfunding di fondi, raccolta di fondi, e che poi investono in vari ambiti, quindi l'ambito immobiliare, quello delle start-up, cioè le aziende nuove che nascono da poco, appena nate, quindi che possono essere, possono crescere, così ci si augura nel futuro, oppure con prestiti a privati. Quindi in questo ambito si può investire e queste piattaforme naturalmente sono abbastanza aggressive comunicando dei buoni rendimenti, ma non evidenziano come al solito i rischi, perché i rischi, come sapete, come abbiamo detto più volte, ci sono sempre. Quindi anche in questo caso la massima prudenza. Bene, spero di avervi dato un quadro che vi possa, se ci possa e vi possa servire per i nostri futuri investimenti. Vi ringrazio molto per l'attenzione, vi saluto, vi auguro un'ottima giornata. Ciao a tutti!